Il campionato di eccellenza pugliese in generale non ha partite facili. Questa è una partita complicata, complicata perché comunque innanzitutto il Sansevero si è rinforzato ultimamente e adesso comunque nell'ultima partita ha anche vinto contro l'Ortanova e dà, diciamo, un morale diverso rispetto alle ultime partite. E poi perché comunque, insomma, sai, 2 settimane fermo, noi venivamo da 6 vittorie consecutive, è sempre difficile riprendere con la stessa testa, con le feste o con quant'altro. So per certo che Renato Pato, l'allenatore, ha lavorato tantissimo sulla testa, perché queste sono partite che si vincono soprattutto con la testa appena si rientra. Visto l'impegno difficile, almeno sulla carta più difficile, del Corato che affronterà il Barletta, quella di domenica per voi può essere una concreta possibilità di una piccola fuga lì in vetta? Beh, ce l'auguriamo, Aldo, ce l'auguriamo. Sicuramente sulla carta la partita più difficile è quella del Corato. Dico sulla carta perché, come ho detto, secondo me sarà difficile anche per noi. È ancora molto lunga, però insomma è chiaro che essere dopo domenica 3, 4, 5 punti di distacco è sempre meglio di essere a 2, insomma.